Italia, basta, siamo stufi ragazzi, siamo stufi. L'Unione Europea ha stanziato 103 milioni di euro per fare cosa? Per tenerci questa gente qua? Allora, portassero giù i soldi, gli facessero le case, pozzi, acqua, e li fanno lavorare giù. Perché io italiano devo essere licenziato e lui prende 47 euro al giorno? Discorso chiuso. Questo è l'ingresso dell'ex scuola di polizia che dovrebbe ospitare i 1000 profughi. Così almeno risulta dal bando della prefettura. Saranno tipo 10 piani di struttura, una struttura enorme che può ospitare anche, penso, 10 volte tanto. Quindi siamo piuttosto preoccupati per questa cosa. Da quanto tempo questa struttura è chiusa e abbandonata? È almeno 10 anni, perché la scuola in polizia è stata tolta e non è stato più fatto niente. C'era un progetto dell'immobiliare per trasformarla in area residenziale, quindi tutti appartamenti, un parco, quindi riqualificare questo stabile in modo serio, che però non è mai partito, e a quanto pare preferiscono massimizzare i costi così. Qui accanto c'è il residence dove sono ospitati gli ex abitanti del Laurentino 38, e qui c'è il convitto per sordi, il convitto e scuola per sordomuti Magarotto. Quindi possiamo dire da 10 anni qui è così, in stato di semiabbandono. Sì, sì, come tutta la zona del resto. Non è... Stanno portando altre cose, altre persone in un posto che, dove non è gestito niente, quindi abbiamo il campo rom piuttosto che la discarica, ma è tutto ingestito, tutto abbandonato, e ci aggiungono un altro problema, cioè non ci vengono a risolvere, vengono qui per risolvere i problemi, ma vengono qui per aggiungere problemi. E il quartiere è abbastanza stanco di questa qua, di queste cose. No, vattene! Io sto licenziato, tu mi mandi proprio per qua, e lo sapevo. Vattene! Non ce volevo proprio una manifestazione, non ce volevo una manifestazione. Queste paure che vuole mettere, perché questo è incutere paura, è pane quotidiano. Sono razzista? Sì, mi dispiace, però sì. A me se vengono qua li brucio, io li brucio, perché hanno rotto, ma manco loro, scusa il termine. Il nostro stato italiano fa veramente schifo. Molte persone che abitano qui che sono preoccupate per la vicinanza. Più che altro speriamo che ne fanno proprio venire. Perché? Basta, ci hanno stancato, dai. Paura perché? Perché siete soli in questa zona? Sì. Già tanti anni fa l'hanno fatto pure con noi. Quando siete arrivati qua non siete stati accolti bene? No. Ma non possiamo fare la guerra tra poveri, perché siamo stati accolti anche noi. Nel quartiere non c'è nulla, come non ci sono giochi, non ci sono piazze, non c'è niente di niente per far stare i ragazzi. Ma dicevate che non c'è nemmeno il posto di polizia. Chiediamo più sicurezza. Niente, mi porti 500? 1000? Minimo devono stare 20 macchine 24 ore su 24 ore.